Sì, a posto. Bene. Nessuno ci ha avvertito, è arrivato così come una catastrofe questo muro d'acqua, diciamo, ci ha portato via noi una parte del piazzale dietro la cantina, ci ha portato via due carri per il trasporto dell'uva, uno lo vedete qui come è ridotto, e ci ha portato via un daily, un camion dove trasportiamo le uve, e quindi ha fatto dei disastri notevoli, poi non è tanto questi mezzi ma anche per il ripristino di quello che è stato portato via, insomma, dalla furia dell'acqua, una roba mai vista. Ma io sono qui esattamente dove... Un vento così sinceramente non l'ho mai visto nel modo più assoluto. E poi non è, diciamo, è arrivato, è stato, io lo paragono, lì è stata una tragedia, ma è una specie del Vajont, quanto praticamente questo Monte Toc è caduto dentro, ha buttato fuori l'acqua, quindi è come la rottura di una diga, è arrivato all'improvviso. E qui non è che ha piovuto tanto, quindi non era acqua nostra, qui ha fatto una pioggia normale, un acquazzone come ne fa tanti, quindi non da creare questa cosa. Addirittura c'è un signore qua che ha dei cavalli, è riuscito a salvare i cavalli perché un amico di Cantiano gli ha detto: guarda, vi arriverà una massa d'acqua enorme, siccome anche Cantiano è famosa per i cavalli, e dice: porta via i cavalli perché te c'hai i maneggi vicino al fiume. Lui l'ha fatto, a noi non ci ha avvertito nessuno, ai cittadini non li ha avvertiti nessuno di questa cosa. Io penso c'è stata qualche mancanza da parte di qualcuno, perché da Cantiano a qui l'acqua per arrivare, cioè, non è acqua che si è formata sul posto, viene dal Monte Catria, dalla zona dove è avvenuta, dove è caduta questa bomba d'acqua. Beh, i danni sono stati ingenti, fortunatamente non abbiamo avuto vittime, danni alle persone, ma i danni alle cose sicuramente molto ingenti. Questo è il quartiere, diciamo, che è stato più toccato nel centro storico, ma anche fuori ci sono altre situazioni molto fragili. Alla piena, sì, qui dove siamo noi adesso è stato tutto liberato, ma era pieno di tronchi, alberi che sovrastavano completamente il ponte durante la serata, appunto, delle forti piogge. Le case anche qui vicino e la chiesa delle Tinte che abbiamo qui, sono state allagate, le persone si sono messe in salvo nei piani superiori o sul tetto. Si è parlato poco di pergola, forse sì, non saprei, ecco, sicuramente, ripeto, io lo dico sempre, fortunatamente non ci sono state vittime, questa è la cosa fondamentale, però i danni sono stati veramente numerosi, le persone anche coinvolte, oltre qui quelle che sono rimaste fuori casa, ma ci sono delle persone in alcune frazioni, appunto, che sono veramente in difficoltà con la strada bloccata, quindi su tutto il territorio comunale i danni sono stati veramente tanti, sì.
meglio perché ho sentito tutte le notizie delle altre televisioni. Avevo finito appena da poco da mangiare, ero qua davanti che fumavo una sigaretta, nel giro dei 30 secondi è arrivato un fiume. Ho preso mia figlia di un anno e mezzo, ho saltato la recinzione qua e sono andato un pochino più su. Poi sono tornato giù a prendere il cane, c'è un labrador. Fortunatamente sono riuscito a fargli saltare la recinzione anche a lui e ci siamo salvati, via. Thank you.
Thank you.
qui cosa manca? Qui manca di tutto, perché non sappiamo se il manto stradale è in sicurezza, perché si stanno formando delle voragini nell'asfalto e quindi pensiamo che la condotta del fiume che passa qui sotto si sia deteriorata e allargata e quindi pian piano cederà. Questa è una voragine che si è aperta dal fiume perché portando via l'acqua da sotto e acqua da sopra ha portato via tutto il terreno. Diciamo, ha portato via tutto il terreno, tra cui i miei garage e tutta la roba che c'era dentro, tra cui anche il pellet per l'inverno di mio padre. E qui siamo soli. La luce alla sera non c'è, diciamo l'acqua, qualche famiglia arriva l'acqua condotta non potabile, qualcuno arriva non arriva, e manca un po' di tutto, qui è una disperazione ragazzi, non veniamo mai menzionati da nessuno, proprio è un ambiente che siamo abbandonati. E dire poco. Io ho il mio allevamento che oggi non ho l'acqua condotta perché diciamo è un allevamento che siamo all'interno del bosco, quindi siamo a livello dei bottini, quindi i bottini non ci sono più perché li hanno tagliati fuori dall'acqua e quindi oggi sono senza acqua, adesso dovrò provvedere a portare l'acqua a mano. Qui era un grande piazzale e non c'è più niente. E adesso questa qui, prima che metteranno in sicurezza questa casa, quanto tempo passerà? L'acqua non arriva? No, non arriva da nessuna parte qui. Ecco, 70 anni fa andavamo così. La porta lì e veniamo qui alla parte. Siamo arrivati a 70 anni fa a riprendere l'acqua col secchio alla fontanella che stava là. Facciamo più perché è un disastro proprio, ti trovi da un momento all'altro una tragedia, che quello che tocchi non so dove sta la roba, quella mi è andato via, quell'altra mi è partita, il tavolo me l'ha portato via, le seggiole me l'ha portato via, il barbecue eccolo là, guarda non lo so. Ma la situazione non è molto bella perché non abbiamo l'acqua potabile. Ce l'hanno portata un po' qui sulla botte, allora ci arrangiamo un po', a casa non ce l'abbiamo. La luce non c'è, ma è pericolante anche la strada, che si sta franando tutta. Col cataclisma che è venuto, è normale che succedeva queste cose. Per quale motivo? Perché parlo non di questa amministrazione regionale attuale, no, che loro è da poco che stanno lì, e delle precedenti che non hanno fatto nulla perché già è successo 4-5 anni fa, noi uguale, ci siamo allagati tutti. Loro che cosa hanno fatto? Niente, zero. Il popolo è stanco, ricordatevelo.
Oh Marco! E poi siamo io che ho 82 anni e lei ce n'ha 77. Hai capito? Cari amministratori, è ora che la fiera è finita perché ci avete rotto i coglioni! Arrabbiato? Ma tu lo vedi la mia roba dove sta? Che la devo buttare? Il Mercedes, lo vedi? Quello va allo sfascio, lavatrice, frigorifero, macchina a gas e tutte le madonne. Oh, è ora che la famo finita! Guarda il garage com'è ridotto, guarda! Barbicure è partito! Barbicure ha fatto volare l'acqua, guarda! Guarda, ma che è? Ma stiamo andando avanti a sta maniera! Guarda il pellet che ho comprato, 30 sacchi, guarda come sono, guarda! A questi buffoni! Guarda qua, guarda! Guarda! Guarda che cazzo c'ho! Guarda qua, a legna! 5 quintali di legna è partita, eccoli, guarda! 5 quintali di legna! E vengo là perché l'acqua, vedete, è arrivata lassù. Guarda, vedete, è arrivata l'acqua. Sto accesa lassù per riscaldare l'ambiente, che non mettono i cassetti dentro ai mobili. Guarda, vedi i cassetti, non mettono più. Il cambiamento climatico c'è e si vede dappertutto, in tutta Italia. Sempre di Poggettiniello. Si è salvato io e la moglie, ma la macchina non l'ho salvata. Io e mia moglie e la macchina non abbiamo fatto in tempo a salvarla. Però noi fortunatamente noi ci siamo salvati. La sera dell'alluvione è riuscito a salvarli? Tutti ho salvati, tutti loro e i cavalli, sia gli altri cani del Val di Chiana, tutti abbiamo salvati. Sono passati i campi alti, sono riusciti i cavalli, li ho mandati fuori e i cani li ho portati qui in fondo, che qui in fondo non ci arrivava. E io ho salvato tutti. Io ero disperato. I cani, quelle bestie, la paura era tanta. Era una marea d'acqua. Io ero qui quando è saltato il ponte. Era un rumore che metteva paura. No, ma la prima ondata non era... era poca. La seconda ondata che è stata grande. Se no la prima ondata giusto appena passava il ponte, poi si è ritirata. E non c'era il pericolo, già si era ritirata, invece la seconda andata è arrivata all'improvviso, in frazione di poco tempo ha proprio invaso tutto.
grave, la situazione è grave. Adesso per fortuna hanno riaperto le strade perché eravamo isolati, avevamo una frana di sopra, qui tutto allagato, i ponti sono cascati, però grazie al comune, all'intervento del comune almeno abbiamo adesso una via d'accesso. Adesso arriverà l'esercito che ci monta un ponte mobile, almeno abbiamo una via d'accesso per Cantiano, altrimenti... Eravamo isolati, sì, non c'era più corrente, acqua, niente, eravamo isolati, solo tanta acqua, tanto spavento, l'acqua arrivava quasi alle case, un casino grosso. Il ponte principale laggiù è cascato, l'altro ponte, in poche parole, c'era una barriera di legne, era pieno di legne, l'acqua deviava al posto della strada, c'era il fiume, un casino. Adesso sono intervenuti, intanto ci hanno dato la strada per i monti, diciamo. I cani, sì, mio marito è riuscito in mezzo all'acqua a salvare due cavalli e i cani. Rischiando un po' perché dispiaceva insomma far morire due cavalli dentro la stalla, i cani, quindi quella sera ha rischiato con l'acqua al petto a cercare di salvare il salvabile. La situazione è questa, finché non provvederanno a rimettere il ponte lì non c'è altra alternativa, altrimenti bisogna fare una strada in campagna che sale su e poi ritorna a Cantiano, ma sono 6-7 km, anche più. Abbiamo liberato dalla melma, aveva dei piccoli capanni, cioè piccoli, era un garage sotto e dei capanni dove aveva un po' di galline, così abbiamo liberato dalla malta da stamattina, abbiamo finito adesso.